Sta morendo. Manca qualche ora. Non possiamo fare altro che calmarle il dolore. Io devo tornare a casa. Non ci tornerà più. Ma il mio cane? Che fine farà il mio cane? Il collo è sano, niente adenoma. Scusi un momento. Sta morendo e non pensa altro che al cane. Qualcuno di voi affronta il caso del cane nel corso di perfezionamento? Nella condizione umana c'è una verità che tutti gli uomini mentono. La sola variabile è su che mentono. Il bello quando dici a uno che sta morendo è che tende a mettere a fuoco le sue priorità. Scopri cosa gli interessa. Per che cosa è disposto a morire? Per cosa è disposto a mentire? Ci sarà qualche vicino che può... Ai vicini non sta simpatico. Allora ci penserà la protezione animali, magari. No, quelli non ci pensano. Forse mia zia potrebbe... Non l'ha morsa un serpente, vero? Le ho già detto che non me lo ricordo il morso. Sì, invece. Ma non era un serpente. Il suo fido deve aver morso qualche vicino un po' di tempo fa. E se mi dice che ha morso anche lei, devo denunciarlo. E con i suoi precedenti fa una brutta fine. La bella notizia è che lei ce la può fare. Quella brutta è che il cane morirà. E ha rischiato la vita per salvare questa belva? Io lo tengo. Tu prendi la saliva. No, lo tengo meglio io. Prendi la tua. Su, dai. Dispari. A sua sede. Avanti. Uno, due, tre. Anche se ti sbrana, guai a te se lo lascia. Muoviti. Lasciamo perdere, che ne dici? Dai, lo tengo, forza. Sbrigati.